Ciao ragazze, allora finalmente riesco a registrarvi il video dei miei prodotti finiti, o perlomeno una parte dei prodotti finiti. Passiamo ai prodotti. Vi dico semplicemente che la prima parte ve la faccio vedere molto molto random, perché di questi prodotti ne ho già parlato, quindi vado molto 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 spedita. Il resto invece farò, diciamo, una review più dettagliata. Allora, primo prodotto finito, ne ho finiti due come potete vedere, sono le classiche maschere della My Skin della Essence. Allora, io queste maschere le adoro anche perché sono in fogli di carta, come già dicevo, quindi fogli imbevuti che voi piazzate sul viso, state lì, aspettate che il tempo di posa è 10-15 minuti e siete a posto. Prendete e buttate via la maschera. Quindi per il prezzo e per l'effetto che fanno, a me piacciono tantissimo, quindi ho finito queste due. Poi ho finito il mio classico deodorante per scarpe della Bottega Verde, che è questo della linea Beauty Fit, che io adoro perché è un profumo fruttato, come vi dico sempre, frutta tra fiori e frutta, quindi molto 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 delicato, molto bello, anche se magari si sente molto molto delicato. E quindi ho finito questo. Poi ho finito questi dei make-up qui, che sono quelli di Fleur de Soleil. Che dire, sono con la cucitura sul bordo, sono molto comodi. Questi li ho presi all'Eurospin, se non erro. Sono 120 dischetti, pagati sull'euro, sui 2 euro, e sono ottimi, quindi promossi. Poi, altro prodotto che oramai sapete che io adoro è la saponetta della Nivea al Cucumber. Io adoro, stradoro questa saponetta, anche perché sono 90 grammi di prodotto al prezzo di 70 centesimi più o meno, e dura tantissimo, soprattutto se la usate come me per lavare i pennelli. Io questa la adoro per i pennelli, assolutamente. Ho finito un'altra confezione di Le Dix Noir della Bottega Verde. Questo è uno dei profumi di Bottega Verde che io adoro in assoluto, cioè non ci sono altri profumi di Bottega Verde che mi hanno preso come mi ha preso questo. Questo lo vedo molto molto simile anche al Toison di Dior. Non è identico, ma è su quella scia, e quindi ho finito questo. Sapete che io lo adoro, e quindi niente, lo vedrete spesso. Basta, i prodotti random sono finiti, passiamo ai prodotti nuovi che ho finito. Allora, il primo prodotto che vi vado a mostrare è questo. Allora, questo era un set per capelli preso in Canada. Io ho finito due prodotti, cioè lo shampoo e il bagnoschiuma, no, lo shampoo e il balsamo, scusate, la schiuma ancora non l'ho finita. Allora, questo era appunto, come dicevo, un kit per capelli grassi in tre step. Allora, io lo shampoo e il balsamo, ce l'ho questo bagnoschiuma oggi, e il balsamo li ho finiti. Mi sono trovata, diciamo, bene, nel senso che lavano molto bene il capello, rinfrescano la cute, però alla fine il capello ritorna grasso il giorno dopo, quindi non dura più di un giorno. È come un classico shampoo normale. Questo è della Nioxin, come potete vedere. Non so in Italia dove è trovabile questa marca, se è trovabile o se è acquistabile su qualche sito, però effettivamente non è male, quindi non, né lo boccio né lo promuovo. È un prodotto ni, ecco, diciamo così. Poi ho finito questa maschera di H&M, questa è quella ai mirtilli. Io l'ho pagata 1,95 euro, sono 15 grammi di prodotto. Se la dosate bene riuscite a fare anche tre maschere. A me questa è piaciuta tantissimo, è una maschera idratante e la ricomprerei sicuramente, ve la consiglio anche. Poi ho finito questi due campioncini di crema giorno e crema notte. Sono questi due. Io non so se li avete mai provati. Questi me li hanno dati all'incontro con Mufe come campioncini. Oltre alle cose della Makeup Forever, mi hanno dato anche queste creme di
Hydraline, e sono uno appunto da giorno e uno da notte. Io mi ci sono trovata bene, non so se li ricomprerei perché in primis non so quanto costano e secondo il campioncino non ti aiuta a decidere se prenderlo o meno. Certo, mi sono trovata bene, quindi se non costa molto la ricomprerei, però a prezzo pieno, se il prezzo è esorbitante, no, non penso. Comunque io la promuovo. Questa è la crema, non so se l'avete mai vista, mai provata. Comunque, io è la prima volta che le ho avute, quindi mi hanno fatto una buona impressione. Poi ho finito questo deodorante della Malizia. Questo è Amour Seduction Parfum e sono 100 ml. Allora, io non lo ricompro semplicemente perché 100 ml di deodorante a 2 euro e qualcosa, quasi 3, mi sembra un furto, quindi non lo ricompro. Però devo dire la verità, la profumazione era ottima, la durata non ve la so dire perché non era niente di spettacolare, cioè quanto un deodorante normale, qualsiasi, quindi a questo punto prendo il mio Dove a 99 centesimi, ecco. Comunque, buon profumo da provare, però se lo trovate al di sotto di 3 euro, perché a 3 euro e a 2 euro e quasi 3 euro mi sembra un po' un furto. Comunque, è un promosso, ecco, diciamo così. Poi ho finito tre campioncini che mi sono stati mandati dalla Miss Broadway di profumo. I campioncini in questione sono questi, ne feci richiesta e mi sono stati inviati e sono il profumo Stage, il profumo Star e il profumo Standing Ovation. Allora, io dei tre non mi ricordo quale mi piaceva, ce n'era uno che mi piaceva in assoluto e suppongo che sia Stage a questo punto perché è quello che non c'è all'interno. Comunque, sono profumi abbastanza buoni. Se non erro, quello che mi piaceva di più era questo Stage, che era gelsomino, vaniglia e legno di cedro. Allora, il mio preferito, i miei due preferiti di questi due campioncini, e quindi se dovrei ricomprare qualcuno era o Standing Ovation o comunque Stage. Però comunque effettivamente buoni, sì, promossi. Poi ho terminato come fondo lo Stay All Day di Essence, questo che resiste diciamo 16 ore. Il mio è nella tonalità Soft Nude e sono 30 ml di prodotto. Allora, per 2 euro questo, io questo fondotinta lo ricomprerei perché è facilmente estendibile e ha diverse colorazioni, quindi si adatta, se non erro sono 4, a un po' tutte le tipologie di carnagione. La durata è media, però è buona. Quindi io questo fondotinta lo ricomprerei e se nel caso volete comprare un fondotinta a poco, io ve lo consiglio. E poi altro prodotto finito è questa matita per labbra della Pupa. Allora, c'è ancora un po', ma semplicemente perché all'interno, non so se voi vedete, non c'è mina, non c'è niente, quindi cosa me ne faccio del legno, lo butto. Comunque, matita per labbra della Pupa, questa era una vecchia matita di una Trousse. Non mi è piaciuta più di tanto, per fortuna era un mini formato ed è finita random proprio. Poi ho finito il Clean Skin Remover della Deborah. Questo è uno struccante che ho pagato 4 euro, sono 4 euro e qualcosa, sono 125 ml di prodotto ed è uno struccante epifasico, quindi di quelli che si agita prima di applicare sul demacup. Questo struccante è per occhi e labbra ed è speciale anche per il trucco waterproof. Allora, io di questo struccante vi posso dire che lo comprerei assolutamente perché è delicato, ma toglie anche il trucco più forte, non pizzica il viso, non pizzica gli occhi, è adatto anche per le labbra e è ottimo, mi piace veramente tanto. Quindi io lo ricomprerò sicuramente, ma ve lo consiglio se cercate uno struccante bifasico ma che non lasci la sensazione di unto sul viso, ve lo consiglio veramente, ma di cuore, veramente.
Un prodotto che devo buttare, ma non perché mi è finito, è il mascara Artfix della Pupa, che è questo. Perché? Allora, il prodotto all'interno in sé per sé c'è ancora. Cioè, vedete, non è secco lo scovolino è classico e tutto, però se io applico questo mascara o non applico un mascara, il risultato è identico e preciso. Allora, praticamente questo si professa come un mascara effetto ciglia finte, effetto ciglia costruite, effetto ciglia visibili, quindi tutte queste cose che in primis non fa. Quindi in primis ve lo boccio, secondo mettere questo mascara facendo anche 3 o 4 passate è zero, ma non mi piace proprio il prodotto in sé per sé, ha un odore sgradevole di mascara vecchio, eppure non è vecchissimo, quindi non voglio rischiare, lo butto. Quindi finito questo. E poi un altro prodotto che purtroppo devo buttare è questo pennellino che utilizzavo in viaggio per il fondotinta, anche se questo è da polveri, diciamo, come pennello, ed è della Royal Functionally. Perché? Perché all'interno si è fatto un buco, nel senso si è fatta una palla di pelo. Cioè, io non so, eccola, vedete? Si è fatta una palla di pelo e rimane il buco centrale, quindi io non posso utilizzare più questo pennello per il fondotinta, anche se mi ci trovavo benissimo. L'ho pagato il kit, mi sa che l'ho pagato 4, 3 euro, 2 euro, e da Fairy Beauty, e stavano 5 pennelli, quindi questo faceva parte di un kit. Comunque, tutto sommato, è un buon pennello, mi è durato un annetto e per il prezzo che l'ho pagato non ha perso colore, ha perso solo i primi peli all'inizio, e per il prezzo che l'ho pagato era un buon pennello da viaggio, ma mi ha abbandonato e quindi vabbè, non fa niente. Niente ragazze, questi sono i miei prodotti finiti di questo periodo. Sicuramente ce ne sarà un altro perché non volevo caricarvi di prodotti per poi non ricordarvene manco uno. E quindi questi sono i miei prodotti finiti. Spero che questo video vi sia stato utile. Un mega bacio. E al prossimo video. Ciao ragazze.